Buonasera amici del segno dei gemelli, iniziamo sicuramente, ho già iniziato dall'ariete, però andiamo avanti per l'oroscopo mensile, maggio 2022 per voi e vediamo insomma cosa accadrà e andrò a fare la stessa stesa che ho fatto sia per l'ariete che per il toro, che è una stesa totalmente nuova, magari sto lì più tempo, però credo proprio che si va insomma tanto a fondo a differenza delle cinque carte, non so come mai insomma mi ha preso così e andrò avanti così per tutti i segni. Nel frattempo vi ricordo, per i nuovi, di iscrivervi al canale se vi fa piacere, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, a tutti quelli che ascolteranno il video, se vi fa piacere un like vi ringrazio, mi aiutate a sostenere il canale, mi aiutate a capire che magari vi ci ritrovate, anche se io poi vado a preferire chiaramente i commenti che voi comunque mi raccontiate, che insomma siete anche voi attivi sul canale, perché lì dove devo rispondere comunque vi rispondo. Allora, vediamo questi gemellini nel mese di maggio 2022, che cosa accadrà? Cosa accadrà al segno dei gemelli nel mese di maggio 2022? Quali saranno le novità, le situazioni di cui devono essere informati? Consigli? Situazioni? Qualsiasi cosa. Cosa accadrà al segno dei gemelli nel mese di maggio 2022? Ok, allora, vedete le carte? Sì, anche bene con questa luce messa insomma in questo modo. Allora, vediamo quali sono le influenze esterne, in quale situazione attuale vi trovate, che cosa state vivendo in questo momento. C'è un ritorno, c'è stato un ritorno, state cercando di non ricadere negli stessi magari comportamenti, atteggiamenti, state cercando comunque di comportarvi in una maniera totalmente diversa, perché comunque sia questa persona o questa situazione vi ha già fatto male più di una volta, ok? Ogni tanto ci sono delle difficoltà, ok? Con questa persona, oppure ci possono essere proprio delle problematiche che voi state in questo attuale momento state chiaramente affrontando. Dove si evolve, quindi quale direzione sta prendendo questa situazione? Per quale direzione si sta muovendo questa situazione? E abbiamo un 2 di denari rovesciato, che parla di documenti, contratti, oppure azioni eventualmente legali, magari dei documenti, la vedo più, non so, separazioni in corso, qualcosa comunque da dover chiarire, almeno che non sia in altri ambiti, e quindi c'è comunque un senso di riflessione in quello che sarà la situazione, la piega che comunque prenderà, e quindi dovete cercare insomma di riflettere perché
ci sono magari dei dubbi, volete cercare di capire se è stato fatto comunque tutto nel modo più giusto, ok? E quindi vi soffermerete, scusate, sulla situazione che man mano, ok, andrete a vivere. Come invece evolverà la situazione in generale, ok, quali possono essere i consigli, quali possono essere i suggerimenti che magari le carte possono, insomma, dare. Le carte dicono che nella situazione che state vivendo e che man mano andrete a vivere, dovete soltanto aspettare le tempistiche comunque giuste, perché ci sono dei tempi che non dipendono purtroppo da noi, le tempistiche giuste per arrivare a coronare magari qualcosa, ad avere in un certo qual modo, insomma, una certa stabilità. E a vivervi chiaramente quello che vi siete focalizzati nella vostra testa e come in un certo qual modo volete la libertà di vivervi quello che vi volete vivere, ma dovete dare il giusto tempo, ok, alla maturazione di determinati fatti, quindi di determinate conclusioni. A fondo mazzo abbiamo l'asso di spade. Però abbiamo asso di denari e asso di spade che parla che con questa comunque persona c'è tanta passionalità, tanta sensualità. Ok? Cioè siete proprio legati, il legame che vi porta da questa passione dove volete vivere comunque la vostra stabilità, la vostra storia, è una persona che vi porta, vi dà proprio, vi trasmette tanta passione. Andiamo a chiarire un po' le carte. Chiedo tre carte, o meglio, voglio tre carte. Voglio tre carte per avere maggiori informazioni sul 5 di coppe rovesciato e sul 9 di spade rovesciato nella situazione attuale o nelle influenze o che cosa si vive. Sì, situazione attuale, cosa si vive in questo momento. Cosa vogliono dirci queste carte? 5 di coppe, 9 di spade. Cosa vogliono dirci di più? E chiediamo maggiori informazioni. Ci può essere stato. Stata. Allora, vediamo un po'. C'è sta, vivete, ok, un qualcosa che come vi ho detto, cioè prestate attenzione, state cambiando magari determinati schemi oppure state cercando di uscire da una situazione comunque stagnante. Ci sono delle novità innanzitutto che arrivano delle novità che non sono comunque carine, o meglio, vi sono arrivate delle novità che non sono state belle, non vi sono comunque sia piaciute. Avete bisogno di una certa stabilità? Volete vivere proprio la vostra storia d'amore, comunque lo stare comunque bene? Questo è il desiderio che avete comunque in questo momento, ma volete uscire da situazioni che comunque non vi competono più, non fanno più parte di voi, ok? E questa cosa va comunque sia ad appesantirsi tantissimo. Perché dovete comunque prestare una certa attenzione. Riuscirete ad avere comunque della chiarezza, ok? Qualcuno di voi magari potrebbe anche scoprire un tradimento.
E infatti il 5 di coppe rovesciato è di stare attenti se qualcuno comunque sia ritorna, di prestare attenzione perché avete avuto comunque già del dolore. E il tradimento potrebbe anche non essere, ripeto, fisico, come io vi dico sempre, ma potrebbe essere insomma un tradimento delle promesse, 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 che poi strada facendo non sono state mantenute. E quella magari è stata una di quella promessa e voi state attenti, aprite gli occhi per non tornare a rivivere le stesse cose. Però comunque con il 3 di denari a fondo mazzo, le carte ci parlano comunque di fortuna, ok? Di fortuna e di fortuna di questo rapporto che, come vi ho detto, sia di qua che di qua, mi dà comunque tanto, tanta passione. Siete proprio legati da una forte passione. Un'altra cosa che noto, non avevo visto perché questa luce fioca, ragazzi, credetemi, porto gli occhiali non per niente. Allora, un'altra cosa che comunque ho visto, la coppia dei due, due di bastoni e di denari, mi parlano comunque di comunicazioni, di scritti che hanno a che fare col denaro. Probabilmente c'è qualcosa che dovete sistemare, oppure probabilmente qualcuno insomma vi informerà, vi darà delle notizie in merito a questo. Andiamo a chiarire il 2 di denari rovesciato e il 6 di bastoni. Cosa vogliono dirci queste due carte? Chiedo tre carte per avere maggiori informazioni sul 2 di denari rovesciato e il 6 di bastoni. Allora, novità, comunicazioni, novità, ve lo ripete comunque. Di nuovo ci sono dei pagamenti eventualmente da fare, oppure mettersi d'accordo con qualcuno su dei pagamenti comunque da dover fare, ok? Gestire magari un certo tipo di situazione, questo andando chiaramente avanti. In un certo qual modo c'è un po' di tristezza, probabilmente perché sapete perfettamente qual è il problema, ok, della situazione che state vivendo, che poi tra parentesi è un problema che si è creato in casa, perché abbiamo l'asso di coppe a fondo mazzo. Ma avete una forza, comunque siete decisi a dover andare avanti e a proseguire per quelli che sono comunque i vostri obiettivi. C'è un qualcosa di molto più importante che volete, dove volete arrivare, ok? E dove avete lottato per comunque avere per questa situazione e state comunque lottando ancora per arrivare a una determinata situazione e proseguire, perseguire per un vostro determinato obiettivo. Il 5 di spade mi parla di divorzi, secondo me divorzio, separazione, secondo me dovete sistemare delle questioni che riguardano un divorzio, cioè degli accordi, ok, che sia per un divorzio, che sia per una separazione, che sia a livello lavorativo, ma qui mi parla, come vi ho detto, di casa, quindi dovete cercare di prendere degli accordi e, per poter proseguire e andare avanti per una determinata situazione, ok? Su questo voi avete comunque preso una decisione, siete comunque forti nell'andare avanti,
nel proseguire la vostra strada. Asso di coppe, coppe e denari, parlano comunque anche di soldi, ok? Ci sono anche dei soldi in arrivo. Andiamo a chiedere maggiori informazioni sull'asso di denari rovesciato e il 10 di denari. Cosa vogliono dirci queste due carte? Asso di denari rovesciato e il 10 di denari. Non so se riuscite a vedere. Ok, ve li ho messi di qua. Novità sicuro. Novità sicuro. Prestate anche attenzione comunque sia a una donna che alle vostre spalle ve ne dice di cotte e di crude. Quindi cercate di prestare comunque attenzione. Allora, andiamo a vedere meglio quindi le carte. Dovete attendere, come vi ho detto, i tempi. Dovete attendere i tempi per avere una vostra comunque vittoria. Ok? Riuscite sicuramente a raggiungere quello che volete, quindi comunque avrete del successo. E comunque anche con degli ottimi risultati, questo è sicuro. Però dovete fare attenzione a dei pettegolezzi. A dei pettegolezzi che possono provenire in generale qui mi viene rappresentata come donna o come una vedova, ok? Però prestate attenzione comunque a una figura che pettegola alle vostre spalle, e questa cosa qua magari può andare a inquinare voi, ok, mettervi comunque in cattiva luce, o creare questa persona, crearvi proprio delle problematiche. Questo dovete stare attenti. E non vi dovete preoccupare perché, come vi ho detto, ci sono c'è il vostro successo, la vostra stabilità, rivedete comunque sia la vostra vittoria precisamente. Quindi avrete dei momenti, la situazione si evolve con dei momenti comunque di serenità, di gioia. Quindi ripeto, una volta aver ottenuto la vostra vittoria, la situazione comunque è questo. Le carte consigliano di stare attenti a questa persona perché, ripeto, vi può creare delle problematiche. A fondo mazzo abbiamo un 5 di bastoni che parla comunque sia di saggezza, ok? Il dover, a parte le novità, perché ci sono delle coppie, ok? Il comunque trovarvi di fronte a dei cambiamenti che sono positivi e trovarvi magari a dei cambiamenti, a una rinascita e a un iniziare a fare comunque dei progetti. Anche se ci possono essere delle piccole, scusate per il rumore, anche se ci possono essere delle piccole discussioni, perché vedo a fondo mazzo ancora il 3 di spade, non so se voi lo vedete, ragazzi. Ok, c'è a fondo mazzo un 3 di spade, ma abbiamo ancora un 7 di bastoni che parla comunque sia della fine di momenti spiacevoli, c'è un 7 comunque di coppe, cioè le carte comunque per voi sono belle, continuando chiaramente ad andare avanti, avete comunque carte belle. Sette di bastoni parla proprio la fine di discussioni, litigate oppure superamento comunque di problemi, quindi potete tranquillamente andare avanti e fare progetti lungo, breve termine, come volete.
Il 7 di coppe comunque parla anche qui di superamento di problemi, quindi felicità nella relazione, quindi è tutto comunque sia in salita. E in più cosa dirvi? Coppe e bastoni, in questo caso ci saranno conversazioni, si parlerà, quindi riuscirete comunque sia a mettere in chiaro determinate situazioni, ma con una bella vittoria. Cosa dirvi più? Nient'altro sinceramente, cioè le carte sono belle, a parte il risolvere quindi questo qualcosa che vi state portando avanti, dove state vivendo nella situazione attuale, o che possono magari anche, come vi ho detto, essere delle influenze esterne, ma il dover chiaramente parlare, il chiarire e prendere un accordo per chi si sta separando, per chi sta divorziando, o per chi magari, non so, decide di... Cioè io col 5 di spade sinceramente vedo proprio separazione, divorzio, o un allontanamento da qualcuno, il dover abbandonare qualcosa, un lavoro, cioè quindi insomma è da prendere degli accordi e da chiarire, questo vedo io. La forza ce l'avete, avete tutte le carte a tavola per poter andare avanti. E quindi ragazzi, cosa volete di più? Insomma, sarà un bel mese che poi andremo a vedere giustamente settimana per settimana. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona libertà per domani e vi mando un bacio, ci sentiamo presto e vi invito a mettere un like se vi è piaciuto insomma il video. Però comunque non vi preoccupate, commentatemi e ci aggiorniamo insomma ben presto. Grazie a voi, buona serata.